800 24 00 24, il senatore Giovanni Torri della Lega Nord, buonasera. Riccardo, buonasera. Come sta? Parole sante, la vita bisogna prenderla come viene. Esatto, ma qui qualcuno ha preso seriamente alcune parole sue, però. Come si arrivò? Perché probabilmente cannibali e selvaggi, no, lei le ha pronunciate quelle parole, ma... o no? Sì, per l'amor di Dio, le rivendico, ma il contesto che bisogna capire, no? Però non mi faccia anche lei il discorso del contesto, no, cannibali e selvaggi, che... no, nega cannibali, a chi l'ha detto lei? No, io dico cannibali nel senso che non era atteso a quanto tutti vogliono sapere, non è atteso quanto è successo in Calabria. No, assolutamente. Beh, ci mancherebbe altro. Atteso all'atto che si è verificato con il nigeriano che, mentre stava subendo in senso giusto l'espulsione da parte della polizia, ha morsicato un orecchio al poliziotto e gli ha staccato, insomma. Cannibale, perché questa frase è selvaggio pariteticamente a quello che è stato citato anche dal fatto, gliel'ho spiegato, cioè. Il nigeriano che ammorsa d'orecchio un poliziotto di Modena, no, lei dice quel nigeriano è un cannibale, mi conferma questa cosa? No, cannibale in senso pittoresco, ma nel senso che, cioè, poteva evitare, se lui voleva fare un atto contro, tanto oltraggio per oltraggio, poteva dargli un pugno nello stomaco, no? Vabbè, insomma, no, non è che il pugno... Però le dico, siccome ha fatto a morso all'orecchio un poliziotto, solo per questo può essere definito tecnicamente un cannibale. Invece se le avessi dato... Perché tutti sappiamo che se tu morsichi l'orecchio uno è chiaro che glielo stacchi, no? Però, senatore Torri, ho capito, senatore Torri, lei si ricorda che l'attuale ministro degli interni Maroni... L'attuale ministro degli interni Maroni una volta diede un morso, addirittura credo una caviglia, un polpaccio, a un poliziotto durante un'irruzione nella sede della Lega Nord. Lei non credo che chiamerebbe il suo ministro degli interni un selvaggio, un cannibale, per questo, no? Adesso bisogna che ci capiamo bene sull'ordine dei lavori. Allora, primo... bisogna vedere se c'è il documento che afferma che ha morsicato un pompaccio a uno il ministro, primo. Ci vuole il filmato, bisogna vederlo, perché poi... Vabbè, quella cosa credo che sia confermata, no, come cosa, non è che sia ancora in dubbio. Questo. Quella potrebbe... Potrebbe? Cioè, non è... Perché? Vabbè, insomma, i telefoni non funzionano. Di nuovo il senatore Torri, con cui abbiamo ristabilito il collegamento, ecco, speriamo che vada meglio. Allora, senatore Torri, dicevo, siccome ci fu un episodio che coinvolse l'attuale ministro degli interni Maroni, no, che morse un polpaccio a un agente, eccetera, insomma, dare del cannibale a qualcuno, insomma, magari può essere scomodo per lei, o no? Assolutamente, sono due contesti totalmente diversi, e poi le ripeto, quello bisogna essere refertato se è leggenda metropolitana o meno. No, non è assolutamente una leggenda metropolitana. Beh, voglio dire, sfido chiunque a trovarmi il documento. No, ma c'è una condanna definitiva. La condanna è una cosa, le condanne sono delle cose che non va mica bene. L'orecchio che ha staccato il poliziotto, io sono in commissione di difesa, ne ho la certezza che è andata così. No, ho capito, ripeto, allora, quell'episodio, ragazzi, è accertato, ma non volevo, era una provocazione. Senatore Torri, abbia pazienza, non prenda le cose in maniera troppo seria. Siccome lei dà del cannibale a un nigeriano che ha morso l'orecchio, il collo, non lo so, a un poliziotto, io dico attenzione a dare del cannibale a qualcuno, perché ogni tanto in un contesto particolare ci può scappare anche, no, la reazione furiosa. No, le spiego. Le reazioni, ma anche qua bisogna che ricollochiamo le cose. La reazione, cioè, io se do un morso a un orecchio, cioè un orecchio si stacca. Una caviglia ci può, cioè, a prescindere che ho dei dubbi che sia... Vabbè, il morso a una caviglia è meno grave del morso all'orecchio, questo vuole dire lei. No, il morso al polpaccio è meno grave. È una reazione di lotta, ma morsicare l'orecchio vuol dire volerglielo staccare, o no? Se io prendo un coltello, le do una coltellata... È diverso, insomma, non credo che in un tribunale si possa sostenere il fatto che un morso ad una caviglia fa meno male di un morso all'orecchio, insomma, è un fatto di lana caprina, ma le posso garantire che sono due cose
totalmente diverse. Se lei dovesse scegliere, si farsi imboscare un orecchio o una caviglia, cosa decide? Me lo dica lei. Ma lo so, io forse sì, preferisco la caviglia, d'accordo? Ah, so. Ecco. Mi sembra però una distinzione. Ma per farvi capire che ci sono delle logiche. Se tu vuoi fare una pari offesa a uno, gli dai un pugno, tanto oltraggio per oltraggio, dagli un pugno, no? Se proprio... Io sono l'idea che non devo fare niente, però se devi fare una cosa, cioè, c'è molta diversità tra un atto di questo tipo a fare un oltraggio con una gomitata, quelle cose lì. Ragazzi, allora voglio dire, se sei beccato del cannibale Tyson, credo che se lo possa prendere anche il nigeriano che doveva andare fuori, no? Sì, no, ma io non parlerei di atto di cannibalismo, insomma, di un cannibale, quando si semplicemente... Ma cannibale nel senso che si è comportato in maniera da persona poco responsabile, non in quanto che non gliene fregava mica di mangiargli gli orecchi, gli interessava togliergli probabilmente. Vabbè, questa è un'interpretazione sua però. Sicuramente, perché sennò... magari la prima cosa che aveva sotto mano lì, l'orecchio del poliziotto. Insomma, la prima cosa che sotto mano in un corpo ci sono un sacco di cose, Non lo so, magari in quel momento c'era la prima cosa che poteva afferrare, con i denti, questo era riconducibile al fatto che le dicevo prima della scemenza nel momento in cui te la prendi con una persona della popolazione perché hai subito un atto, no? È come se io sono in Parlamento, le faccio un esempio, no? Vengo insultato da una persona in maniera specifica, lo intravedo, no? Do uno schiaffo al primo scemo che vedo vicino perché mi è più comodo. Il ragionamento l'ho capito, ma senta, lei invece che cosa preferirebbe? Un morso sulla caviglia? Io preferisco niente, se dovesse scegliere. Se lui sapeva che doveva uscire, era finito il cinema. Non aggravava neanche la sua posizione. No, senatore Torri, però lei, se dovesse scegliere tra un morso al polpaccio e un morso all'orecchio, cosa preferisce? Ah, sicuramente al polpaccio anch'io. Anche lei come al polpaccio, lei. Come lei. Sì, l'orecchio. Perché credo che i danni collaterali siano inferiori, purtroppo. Ma lei è proprio sicuro che quel nigeriano lì volesse staccare tutto l'orecchio? Ma io adesso non ero presente all'atto, volesse o non volesse, secondo me doveva stare fermo. Però, ripeto, non è mica morsicando gli agenti o facendo dei numeri cinesi che possono salvare l'ondata di malcontento che c'è nel paese. Ci vuole fermezza, bisogna applicare le leggi secondo dei regolamenti precisi e bisogna fare autocritica un po' tutti, no? Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. No, mi incuriosiva. Lei, insomma, se, mettiamo che sia vero ed è vera la cosa di Maroni del Polpaccio. Non è che mettiamo. No, è vera la cosa di Maroni del Polpaccio. Allora, se è vera la cosa di Maroni del Polpaccio. No, scusi un attimo. La cosa del Polpaccio, gliela metto in dubbio perché no, io invece le dico che è vera. Mettiamo che sia vera. È vera sicuramente. Mettiamo che sia vera. Lei definirebbe Maroni un selvaggio se l'avesse fatto? Non lo definirei selvaggio. Un cannibale? No, ma perché le spiego, le ribadisco l'oggetto, no? Siccome nel diritto si ragiona di e l'offesa deve essere pari alla difesa, sono due entità diverse. E dunque lei ribadisce, è diverso mordere un polpaccio rispetto all'orecchio? Sicuramente è diverso per due motivi, le ripeto, l'orecchio glielo stacca. Il polpaccio non stacca mica un polpaccio, gli può fare un segno, è un atto in consulto uguale, ma sono due cose diverse. Beh, sempre poliziotti sono, in un caso o nell'altro. Ho capito, ma sono due cose diverse. Va bene, senatore Torri, la ringrazio, buona serata. È diverso sono qui. Beh, sì, certo, in quel caso c'è un arresto, in quel caso un'irruzione in una... Allora, quello lì doveva andare fuori. Da noi c'è stata un'irruzione in locali dove non potevano neanche fare l'irruzione, come di fatti c'è stato molto, molto casino. Una prolungata provocazione. Cioè, io me li ricordo bene gli eventi perché ero in sede anch'io, questo me lo ricordo. Però questa cosa pare accertata pure il morso alla polpaccio. È accertato che è andato in ospedale anche Maroni, se ben ricordo. No? Vabbè, comunque il morso al polpaccio di Maroni, al poliziotto, il morso del nigeriano all'orecchio, sempre del poliziotto, pari non sono. Vedo che non vuole... No, ho capito. La sottigliezza. Sono due atti che... Volendo dovrebbero essere deprecabili, però nell'intenzionalità di fare male, le ripeto, morsicare un polpaccio può essere una cosa, morsicare un orecchio per l'entità della... Cioè, anche un bambino lo sa benissimo che crei un danno, no? Beh sì, certo. Ecco, allora... Scusi un attimo, dunque è meglio...
un ascoltatore mi suggerisce, è meglio gambizzare che sparare una spalla? Stiamo degenerando. Credo che stiamo degenerando. Vabbè, senatore Torri, la ringrazio, buona serata. Voglio dire, se lei, visto che parlava di non sparare, se vuole andare, no, sì, sì, se sì, lei deve scegliere, preferisce che gli spari in una gamba o nella testa? Ecco, lo vede che arriviamo a questo. No, ma lo capisci cosa voglio dire? No, cioè, una capito. Gamba uno lo ferisco, se gli sparo la testa l'ammazzo, Sì, ragazzi, però non è che mordendo l'orecchio non si ammazza nessuno, però, eh.